pum 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 poi ri pum pum che deve avere sbagliato stanza. Lei ha suonato? La signora Grübach deve venire a portarmi la colazione. Vuole che gli portino la colazione. Non è possibile. Cosa? Ma staremo a vedere. Io abito in questa casa da molto tempo e non è mai successo niente di simile. La signora mi dovrà dare delle spiegazioni. Non è meglio che rimanga in camera sua? Ma Franz non gli ha detto di restare in camera sua? Ma insomma, loro chi sono? Che cosa vogliono? Allora, che cosa vogliono? E dov'è la signora Grübach? Lei è in arresto.
In arresto. E che cosa ho fatto? Insomma, volete rispondermi? Vede, noi non siamo qui per dare delle spiegazioni. Noi siamo impiegati subalterni e non possiamo oltrepassare i limiti delle nostre mansioni. Signora Grübach. Signora Grübach.
le mie carte di riconoscimento. Vi bastano queste? Ma perché vuole farci perdere del tempo? E dico prima di tutto l'ordine d'arresto. E poi vi ripeto, queste sono le mie carte di riconoscimento. Cosa vuole che ci interessino le sue carte di riconoscimento? Vede, noi siamo soltanto gli impiegati subalterni. E non sappiamo nulla sui motivi dell'arresto e sulla persona dell'accusato. Il nostro tribunale non va in cerca della colpa, ma come dice la legge, è attratto dalla colpa stessa. Ma io non conosco questa vostra legge. Peggio per lei. Vedi, Willem, ammette di non conoscere la legge e poi dice di essere innocente. Ma almeno fatemi parlare col vostro superiore. Quando egli vorrà, non prima. Presentarsi così, davanti all'ispettore? Le farebbe dare a lei e a noi. Ci vuole una giacca nera. Ma non è mica questa la seduta principale, no? L'ispettore. L'ispettore ci attende nella stanza della signora Grubach. Nella stanza della signora Grubach? E perché scomodare la signora Grubach? Lasci stare i particolari. Pensi piuttosto al suo arresto.
Lei è Joseph K. Gli avvenimenti di stamane l'avranno molto sorpresa. Certo, ma non troppo. Non troppo. Forse lei mi fraintende. Non si usa. Io intendevo dire che sono sorpreso. Ma quando ci si è dovuti far largo da soli, come è toccato a me, le sorprese non si prendono mai troppo tragicamente. Non si possono prendere tragicamente. Soprattutto quella di oggi. E perché? Quella di oggi in specie. Io non dico che sia uno scherzo. Ma certo la cosa non può essere molto importante. Mi si accusa senza sapere di cosa mi si accusa. Ma poi soprattutto, da quale tribunale siete stati autorizzati? Io esigo una maggiore chiarezza. E poi, quando avremo chiarito le cose, potremo congedarci nel modo più cordiale. Già. Per lei è tutto semplice. Vede, lei si trova in un grosso equivoco. Questi signori e anch'io siamo cosa completamente secondaria in tutto il suo affare. Lo abbiamo detto, lei è in arresto. Questo deve essere sufficiente. Cerchi di parlare di meno. Senta me. E soprattutto, non vada strombazzando tanto la sua innocenza. L'avvocato Aster era il mio amico. Potrei telefonargli? Certamente. Però, signor K, non so che senso potrebbe avere questa sua telefonata. Che senso potrebbe avere? Canaglie. Abbiamo anche gli spettatori. Ma insomma, non si può neanche telefonare al proprio avvocato. Ma telefoni pure, se proprio lo crede necessario. No, adesso non voglio più. Faccia come crede. Ed ora, se vuole, può anche andare in ufficio. Lei ha una riunione importante, vero? Soltanto sappia che è in arresto. Ma questo non le impedisce di attendere al suo lavoro. Non è poi così grave essere in arresto. Almeno in questo caso. E dopotutto la notizia dell'arresto non era poi indispensabile. Era mio
Dovere. Signor Kappa. Prima di tutto volevo chiederle scusa per il disturbo che le è stato arrecato. Ma quale disturbo? Ma come? Tutto quello che è successo questa mattina. Per me non è stata una cosa difficile. Anna, io non capisco. Senta, io non posso entrare in questioni che non mi riguardano direttamente. Comunque... Non si preoccupi. Non se la prenda. Cosa non succede a questo mondo? Ed ora mi lasci andare. Ho tante cose da fare. Che c'è? Quando vuol lasciare la stanza, perché si dovrebbe affittarla. Lasciare la stanza? E perché? Per quell'affare di stamattina. Insomma, finiamola con questi pettegolezzi. Non ho nessuna intenzione di lasciare la stanza, sia chiaro. Signor Kappa, ma io non avevo intenzione di offenderla.